Buonasera, buonasera, benvenuti alla terza puntata di Demleila TV. Ringrazio perché guardo anche la posta e cominciamo subito da quello, poi vi introduco tutti gli ospiti. Oggi è una puntata molto ricca, abbiamo tante persone, sinceramente non mi sento neanche di, come dire, le altre puntate, di avere l'autorevolezza, no? con grandi nomi, eccetera. Non che questi non sono grandi nomi, anzi, però sono amiche, per cui è un po' una puntata molto speciale, un po' un raccontare con amici. Allora, Riccardo, bentornato. Grazie. Ormai collaudatissimo. È stata una bellissima puntata la scorsa, non trovi? Sì, assolutamente, ma poi, come ti dico, per me è un'esperienza nuova e è estremamente interessante poter interagire, parlare con tante altre persone, colleghi o appassionati, o anche come è stato l'altra volta, due registi, un critico musicale, interessantissimo. E oggi, perché voglio parlare proprio bene di canto, registi non ne ho invitati. Ci sono delle domande che i registi non vorrebbero rispondere. Allora, Riccardo, ci hanno scritto un Alessandro da Alessandria, per cui una cosa molto buffa, dicendo che nella puntata di Turandot ci siamo dimenticati di nominare Cristina Deutekom. È vero. Guarda, tu tra l'altro pensa che Cristina Deutekom è stata la mia prima cantante del cuore. Cioè, io l'ho scoperta che avevo 12 anni e l'ho sempre seguita per quanto ho potuto. E pensa che l'anno scorso, quando sono stato a... ero stato a Utrecht a sentire il concerto finale della master che mio figlio faceva in violoncello barocco, e ormai poi si è trasferito lì. Mi sono messo in contatto con la figlia e sono andato a portarle dei fiori sulla tomba, perché per me è stato un pezzetto della mia vita. E quello è stato uno degli ultimi ruoli che lei ha interpretato, perché poi purtroppo, pur essendo ancora non particolarmente avanti con l'età, perché aveva, mi sembra, 55 anni, ha avuto una serie di infarti uno dietro l'altro, quindi le hanno proprio proibito di proseguire con la carriera. Facebook della con la parente della Deutekom, la figlia, sì, con Irma. Ho visto questa cosa, per cui ci tenevo a rinominarla. Assolutamente. Poi un'altra persona scrive ancora per te. L'hanno con me, ho capito. Che però non dico il nome, perché praticamente è semplicemente Chiocciola e un altro nome per cui non ha senso, però è una persona che si è molto commossa dal tuo racconto di settimana scorsa riguardo alla tua introduzione nel mondo del canto, no? Che hai rivelato questa parte tua familiare, e lui dice mi ha fatto molto piacere, dice, maestro, ristori, perché pure io ho avuto una tragedia simile, però poi mi sono dato alla cucina. Però, insomma, dice che è un appassionato d'opera e ci spiega. Poi ci sono tante domande per Francesca Patanè e Barbara Frittoli, però ovviamente non posso farle adesso perché non ci sono, e sarà mia cura esatto di mandarglielo a loro. E poi un mio errore di settimana scorsa, che ho detto a Barbara Frittoli che aveva fatto Norma. Lei infatti mi ha guardato con due occhi. Era la Remigio, era la Carmela Remigio. Carmela Remigio, è stato un mio... Sì, ho voluto provare, no? Ma con tante cose, tanti ricordi, certo, dietro, ho fatto confusione con i nomi. Ciao Carmela, scusami. E niente, adesso possiamo cominciare. Penso che ho detto tutte le scusanti. Allora, oggi è una puntata molto importante. Perché? Perché cerchiamo di affrontare un argomento un po', diciamo, controverso e anche molto preso di mira da tante persone. Però siccome ci sono tra voi tanti insegnanti anche di canto, eccetera, per cui andare troppo nel sottile, no, perché ognuno poi ha la sua tecnica, il suo modo, per cui si andrebbe a finire, no, ma perché io faccio così, io faccio quella. Penso che in una di questi, mentre stavo studiando per fare questa puntata, ho visto due interviste che mi hanno colpito molto. Uno Alfredo Kraus, uno Magda Olivero. E tutte e due hanno usato questa frase dicendo che il canto è la massima espressione dell'anima.
nel mio periodo di studio, così intanto faccio già l'argomentazione che poi andremo tutti a parlare più approfonditamente, una dei miei studi, come avevo detto nell'anteprima, credo, o la prima puntata, ho fatto massoterapia e studiando soprattutto la medicina ayurvedica, questa tecnica diciamo indiana, ho scoperto che comunque plesso solare, terzo occhio hanno comunque una loro validità spirituale. E poi non dimentichiamoci che la Chiesa anche nei tempi dei tempi con Sant'Agostino cominciò anche a introdurre nell'arte religiosa cattolica, in questo caso, il canto. Credo forse anche perché il canto è veramente fatto bene la massima espressione della nostra materia, perché poi fondamentalmente siamo fatti tutti di materia. Il canto è veramente una carta che ci dà anche alla nostra anima, insomma, una espressione molto più alta. Allora, sono voluto partire così perché penso che, insomma, cerchiamo di dargli una definizione veramente quello che il canto, insomma, significa, perché i più grandi, quando arrivano all'anima delle persone, come poteva essere Callas, Pavarotti e tutti quelli che conosciamo molto bene, avevano delle armi in più, sicuramente non era solo tecnica. Allora, cominciamo a introdurre gli ospiti. Comincio da una vera prima donna. Ogni puntata fino adesso sono riuscita a incontrare grandi nomi e abbiamo oggi con noi un mezzo soprano di grande successo, una voce bellissima, che è Katia Litting. Benvenuta, Katia. Grazie, Leila. Buonasera a tutti. Tu hai una casistica molto interessante perché venendo dall'estero ti sei ritrovata poi nella culla, no? Nella culla del bel canto, perché sei proprio finita tra la Bologna. Ecco, raccontaci un po' i tuoi primi passi. Com'è stata Katia Litting all'inizio come studente? Avevo iniziato a studiare il canto in Svezia da una insegnante molto rinomata da noi che si chiamava Edith Oldrup Björling e mi era venuta questa grandissima passione per il canto lirico e non c'era nessuno nella mia famiglia che avesse studiato il canto prima. Mia mamma ascoltava la musica pop, così a scuola mi dicevano che ero matta, che dovevo fare un lavoro un po' più comune, che ancora non c'era molta, non era molto conosciuto, diciamo, la lirica in Svezia. E poi tramite mia nonna paterna ho avuto l'occasione, che studiava l'italiano, la nonna, e che amava l'Italia tantissimo, mi ha aiutato ad arrivare in Italia e ho fatto un anno di preparazione, avevo 19 anni, e poi sono entrata al Conservatorio di Bologna, dove mi sono diplomata dopo 5 anni con il maestro Leone Magera. E poi ho vinto dei concorsi di canto, ho iniziato a lavorare piano piano e adesso da 5 anni insegno. Ecco, è cominciato l'insegnamento e sono anche con un grande successo da vari racconti che ho saputo. Katia, per te è stato più difficile Katia studente o Katia carriera? Qual è stato uno dei momenti più... Sì, sicuramente Katia carriera, assolutamente, perché è un lavoro molto molto difficile, soprattutto credo per una donna se vuole avere anche una famiglia. E io ero partita con l'idea di voler avere una grande famiglia, che per me era importante, anche questo è uno dei motivi. Questa della famiglia, il rispetto per gli anziani, cioè, che è una cosa nuova, che in Svezia un po' mandano gli anziani negli ospizi per gli anziani, invece qui c'è l'amore per la famiglia, questa cosa ho sentito che era mia. E dopo aver fatto la prima figlia,
con tutta questa confusione, babysitter, ragazze alla pari, viaggiare con la figlia, spendendo tutti i soldi che guadagnavo inizialmente per riuscire a portarmi la figlia e la babysitter, eccetera, eccetera, mi sono resa conto che era impossibile. E poi quando mia figlia ha 6 anni ha dovuto iniziare a scuola, e dopo è stato, cioè, sentivo che se non facevo la cantante avrei rinunciato a una grandissima parte, una vocazione, però nello stesso tempo ero spesso, mi sentivo in colpa perché non ero con mia figlia, con la mia famiglia. E quindi ho fatto molte scelte, insomma, ho scelto assolutamente la carriera e poi ho sentito appunto 5 anni fa tipo che adesso basta questa vita da girovaga che ho Katia, ricevuto tantissimo, ho fatto una bellissima, sono molto felice di ciò che ho fatto, eccetera, però ho pensato basta, adesso vorrei cercare di insegnare ai miei allievi ciò che io ho imparato in questi anni, ecco, e anche Katia, una vita un po' più regolare. Certo, senti, adesso che ti trovi a fare la docente, no? Sì. Se noi prendiamo per ipotesi il canale, per esempio, YouTube, no? Che ci porta a vedere anche masterclass di grandissimi nomi, no? Che hanno fatto lezioni, eccetera, eccetera. Però si vede che ogni cantante, chi dice... Bisogna cantare con la I, con la U, bisogna fare così. Sembrerebbe che ognuno avesse una sua pozione magica, che poi in realtà sappiamo bene che non è così, no? Esatto. Ecco, tu quanto dai di riferimento ai tuoi allievi, quello che è stata Katia insegnante, oppure quello che per te è, insomma, diciamo, il canto inteso come... bel canto, quello che hai studiato, diciamo, nella culla più bella, secondo me, del canto, che è quella Modena, Bologna e ovviamente intendi come imposto io le mie lezioni o così? Prevale, diciamo che prevale di più per te quando insegni quello che è per te l'artista, quello che è stata la tua esperienza, quello che tu hai messo nella tua tecnica come esperienza personale, oppure hai dei riferimenti, diciamo, generali su quello che è? Ah, grazie. No, scusa, no, sicuramente parto da me stessa e anche dagli errori che ho fatto, che tante volte anche loro insegnano tantissimo. E sì, assolutamente insegno ciò che io ho imparato, e ho imparato tante nuove cose anche insegnando, che prima magari per me erano naturali, per dire, e che adesso di fronte a un allievo che magari non riusciva a capire una certa mia spiegazione, ho dovuto trovare altri modi per spiegare la stessa cosa e trovare delle parole. Quindi ho, per spiegarmi meglio, quindi ho anche capito tante piccole nuove cose, nuove sfumature. E poi certamente devi vedere chi hai di fronte come allievo, non sono tutti uguali, però io insegno secondo ciò che io ho imparato nella mia tecnica, che ho perfezionato in più di oltre 25 anni di carriera. Con una voce straordinaria che sappiamo bene tutti. Grazie. Allora, adesso introduciamo un'altra diva, diciamo, un soprano che ha cantato molto ed è una mia cara amica. Noi ci conosciamo proprio dall'inizio, dal conservatorio in quella cittadina di Lucca, al conservatorio Boccherini. Eravamo veramente due bambini, ma subito con lei ho avuto... Una grande ammirazione e una grande simpatia, soprattutto perché ha questa energia positiva che l'ha sempre contraddistinta e poi di grande caparbietà, perché per me è un punto proprio di elogio che le voglio fare, che è stata una soprano che si è veramente impegnata tanto, ha studiato tanto e ha stretto i suoi risultati. Anche lei docente, insegna,
Benvenuta Mirella Di Vita. Grazie mille Leila, un abbraccio virtuale e un saluto a tutti quanti. Grazie. Com'è andata col coronavirus in questo momento? Beh, diciamo adesso la situazione è molto, molto migliorata rispetto ai mesi scorsi. Secondo me un pochino di attenzione in più bisognerebbe tenerla, ma ovviamente con la bella stagione è un po' difficile, quindi vedo c'è abbastanza movimento, diciamo, in giro. Sono positiva e confido che la situazione possa andare ancora migliorando. Appuntamenti canori o altre cose in programma? Allora, beh, il coronavirus ha influito molto, quindi diversi appuntamenti sono stati fortunatamente non cancellati, ma rimandati. Quindi diverse cose della primavera sono state rimandate alla primavera successiva, quindi magari delle rassegne, dei festival che non sono stati attuati a causa del lockdown, verranno, diciamo, riprenderanno lo stesso cartellone nel 2021, quindi questa è già una cosa positiva. E in più adesso per l'estate ho un paio di appuntamenti, una cosa un po' particolare, una discussione, diciamo, sulla musica vocale da camera di autori toscani, dove presenterò anche dei video che registrerò con una mia carissima amica pianista ligure, e poi una selezione di Rigoletto in Lombardia. E poi vediamo che cosa succederà con l'autunno, perché ancora sono delle cose, ma tutti stanno aspettando a confermare anche per capire come procederà la situazione. Hai finito di fare gli esami adesso, no? Se non sbaglio. Non ancora, li finisco domani, gli esami in conservatorio. Ma sono tutti online, tipo adesso? Sono tutti gli esami, diciamo, di conservatorio, almeno di materia in conservatorio. Io insegno una materia teorica, che è inglese, quindi si presta meglio di altre all'insegnamento online, con tutti i suoi limiti. Mentre invece altri esami, so che fanno gli esami di prassi esecutiva, cercano di farli, come poi le lauree, cercano di farli in presenza, come giusto, anche perché c'è bisogno ovviamente anche di un contatto con i musicisti, con eventuali colleghi con cui metti su dei pezzi d'insieme. Quindi io credo che sia una scelta sicuramente giusta e oculata, ecco, anche per il discorso della salute. Certo. Poi torno subito da te, Mirella, perché so che devi andare via presto, per cui andiamo subito al sodo. Poi un'altra mia amica carissima, che poi insomma è stata anche qua a Berlino, Milano, abbiamo studiato insieme a Torre del Lago molti anni fa con il regista che c'era, Riccardo, due puntate fa, Episcopo, e una delle voci più belle, devo riconoscere, di soprano che abbia ascoltato dal vivo, veramente una numero uno, secondo me. L'ho sentita debuttare di quest'opera cinese, molto interessante, allo Staatsoper di Berlino. Benvenuta Anna Isabel. Ciao Lena, grazie mille dall'invito, sono molto contenta di vederti anche per parlare di ciò che amiamo di più in questo mondo. Esatto. Tutti, grazie per ascoltarti. Sei a Parma? Sì, sono a Parma, col caldo di Parma. Bene. E poi andremo a parlare anche con altri. Saluto. Famiglia, quello di Milano. Ciao Giuliana, sì, poi arriviamo anche da te. E salutiamo Marinella, che è stata una cosa molto simpatica. Avevo postato su Berlin Opera Singer se qualcuno aveva voglia di interagire, di partecipare, di far parte del programma, e lei, coraggiosissima, ha detto sì, io ci sono. E allora ci spiegherà un po' che cosa fa. Cosa fa? Tu lavori a Leipzig, no? Allora, io ho appena finito in anticipo, purtroppo causa coronavirus, un practicum all'Opera di Lipsia. Io non sono cantante, sono maestro collaboratore al pianoforte. E sono stata invitata là per seguire delle prove, e sono stata in produzione con Carmen a novembre, una Wiederaufnahme. E sarei stata poi in produzione con Zauberflöte, una nuova premiere che avrebbero fatto appunto aprile-maggio, saltato tutto, è finito, diciamo, il percorso lì. Però io sono stabile, diciamo, a Berlino. In questo momento mi trovo in Trentino, in Val di Rabbi, nella casa della mia famiglia. Sono arrivata oggi dopo 9 ore di treno, ce l'ho fatta.
Però ecco, io sono adesso da 5 anni, sono stabile a Berlino, ci sono arrivata un po' per caso come studentessa Erasmus alla UdK, alla Universität der Künste, e poi mi sono fermata, sono rimasta, sono ritornata solo per dare gli ultimi esami all'università per concludere il mio percorso, e nel giro di qualche settimana mi sono ritrasferita a Berlino e mi sono stabilizzata lì per il momento. Come è arrivata questa passione? Come è cominciata questa tua avventura? Ma in realtà è stata tutta una cosa un po' particolare, nel senso che io ero studentessa al Conservatorio di Trento per pianoforte solistico, quindi con l'opera proprio non c'entrava nulla, e poi a causa di una situazione un po' spiacevole, insomma, ho perso il mio docente in un incidente, il mio docente di pianoforte. Io, andata in tilt, che cosa faccio? Vado avanti a studiare, non voglio più suonare, oddio, ho perso il mio mentore. Ho conosciuto una grandissima pianista, maestro collaboratore, che è la professoressa Anna Brandolini, e lei mi ha proposto, papà, perché non fai il maestro collaboratore? Dico, ma che cos'è il maestro collaboratore? Che cosa significa? Non sapevo assolutamente niente, e grazie a lei ho cambiato il mio percorso di studio, ho iniziato appunto ad entrarmi nel mondo dell'opera. Sono rimasta molto affascinata e ne ho fatto poi una passione, e sto continuando adesso a perfezionarmi, a studiare. E com'è lavorare con i cantanti, anzi sopportare i cantanti? Ecco, bravo. No, beh, devo dire che mi affascina molto, è molto divertente. Adesso l'ultima appunto occasione è stata l'opera di Lipsia, e è stato fantastico, ho trovato veramente un team fantastico, mi sono divertita molto. Devo dire che mi ha fatto molto ridere, una volta ho partecipato alla Berlino Opera Academy, che è un'accademia che c'è a Berlino di formazione per i cantanti, e mi ricordo che il motivo per cui ero stata assunta, diciamo, per fare questa esperienza è stato il fatto che io ho fatto anche un altro corso di studi parallelo al conservatorio, mi sono laureata in riabilitazione psichiatrica, e dopo aver detto questo, Perfetta! Tu sei perfetta! E quindi, vabbè, scherzando, però diciamo che nelle varie situazioni in cui mi sono trovata, devo dire che il fatto di avere anche questo background è stato sempre un gran punto di forza. Forse il fatto che... Non lo so, esatto. Ho imparato a rapportarmi con delle persone, vabbè, con delle difficoltà, quindi, cioè, è un altro mondo assolutamente, però mi ha fatto molto ridere. Vabbè, ma i cantanti, io, insomma, se tu hai fatto questo, allora vai tranquilla che ce la fai. Dico, ok. Quindi è stato così un po' fa ridere questa connessione, questo, però assolutamente, e anche colleghi, devo dire, di conservatorio, amici, che quando ho fatto il passaggio da pianoforte solistico a maestro collaboratore mi hanno detto, tu sei matta, ma che cosa vuoi fare? Ma lavorare con i cantanti? Dico, sì, cioè, a me piace. Mi piace, mi sta sempre diciamo piacendo. Diciamo che avevi le carte in regola, perché quella cosa lì, insomma, il corso di psicoterapia, eccetera, eccetera, quella scuola che hai fatto, ti ha salvata per quello che ti piace. Hai sentito quello che ha detto Katia Litting, no? Abbiamo parlato un po' del percorso da studente, poi adesso lei dopo la fine carriera, insomma, è diventata docente. Dai nostri tempi, senza andare troppo in là, diciamo, no? Che noi guardavamo Pavarotti, Sutherland, Freni, Cavaillé, eccetera. Oggigiorno, visto che tu sei ancora proprio attiva, no? nel ramo, ritrovi quella lirica che conoscevamo, che abbiamo amato quando si studiava, oppure secondo te oggi è un'altra zuppa? Ma allora, io credo che tutto oggi sia diverso, perché sono diversi i tempi, sono diversi i ritmi. Quindi ovviamente rimangono questi grandi nomi come riferimento, come ovviamente delle stelle, no? come sono nel firmamento della lirica, che hanno lasciato una grande eredità, una grande testimonianza dal punto di vista non solo vocale, ma anche musicale, teatrale, drammaturgico, assolutamente. Adesso c'è un po' questa fretta, adesso si deve fare tutto di fretta, non c'è più la pazienza di studiare, diciamo, anche dandosi del tempo, perché ovviamente la voce
richiede tempo, come qualsiasi cosa. Tu sai che io ho studiato anche lingue, quindi comunque anche una lingua per impararla, oltre che praticarla, ma ci vuole del tempo, come ci vuole il tempo a conoscere la sua struttura, la sua cultura, la sua letteratura. E anche la voce, la musica ha bisogno di tempo, adesso tempo non ce n'è più. Quindi sembra che tutto debba essere fatto in pochissimo tempo e a volte anche, dico, con un po' di, diciamo così, un po' di noncuranza, mentre invece la musica richiede molta dedizione e anche molto lavoro sulle sfumature, cioè c'è sempre qualcosa da imparare. E io questo, per esempio, lo dico a tutti i miei studenti, ho detto, uno legge e rilegge i libri e ogni volta ci trova qualcosa di diverso. Uno studia le arie, che ha cominciato a studiare in conservatorio con il primo insegnante, le ricanti 20 anni dopo, e ovviamente hai tu una maturità diversa, ma riesci a trovare, a scoprire qualcosa di nuovo, di importante, una sfumatura che tu magari non avevi colto per immaturità, perché ti mancavano i mezzi tecnici. E invece adesso c'è molto questo, cioè tutto, bisogna leggere tanto, bisogna cantare tutto. Scorsa settimana, su questa cosa che mi dici tu, ho letto un libro molto interessante, che avevo già letto tante volte, però ci sono tornata sopra perché è un po' la vita di Toscanini, e c'è questa parte di questo racconto quando un soprano, che insomma poi Toti dal Monte non è proprio l'ultima arrivata, ha avuto veramente quel viaggio in nave dall'Italia verso Buenos Aires, un mese, tutti i giorni erano prove, e Toscanini ha detto, da Toti del Monte, non è che le piacesse proprio tanto, ecco, la faceva piangere, poi si legge che all'epoca al Colon de Buenos Aires, credo per il Rigoletto, erano tipo 15 prove generali, e poi si partiva con 25 o anche 30 recite. E alla fine Toscanini andò da Toti dal Monte e disse: la più bella Gilda che io abbia mai potuto ascoltare sei tu. Allora, proprio per questo, dire, infatti, i tempi di oggi è tutto troppo veloce, tutto si vuole subito, però i racconti nei tempi insomma, di 15 anni fa, quando questi grandi nomi erano tutti presenti, si sa che insomma si diceva solamente 2 anni di vocalizzi, qualche aria. Ora invece già nelle accademie o nei corsi danno arie importanti, insomma, dei ruoli soprattutto da affrontare. Katia, che ne pensi tu? Sì, concordo assolutamente anche con ciò che ha detto Mirella prima, che c'è una grande fretta, ma anche un po' il sistema, che appena quando si sente che c'è un giovane cantante che ha gli acuti o così, e allora vengono offerti dei ruoli non appropriati. E se uno vuole durare, io mi ricordo che quando avevo 25 anni ho iniziato, diciamo, la mia carriera, già a 30 c'erano tanti miei colleghi che iniziavano a non cantare più perché avevano affrontato troppo presto un repertorio davvero che richiedeva una grande maturità, a 40 c'erano ancora meno e così via. Quindi ci vuole un grande coraggio anche di poter dire no, oppure vorrei fare questo ruolo ma non adesso, richiedetemelo fra 10 anni perché vorrei fare una lunga e sana carriera. Brava, giusto. E infatti anche per te forse, Anna Isabel, è la stessa cosa? Sì, infatti volevo dire una cosa. Prima di tutto, sì, magari nei vostri tempi era più facile dire di no. Adesso le occasioni, anche se c'è forse un po' più attività, i ritmi sono di più, c'è tanta competizione anche, ci sono tantissimi cantanti. Per cui devi aggiustare il tuo microfono, Anna, perché non ti sentiamo molto bene. Ah, mi sentite adesso meglio? Un po' meglio. Ah, no, dicevo che purtroppo c'è tanta competizione, ci sono tantissimi cantanti oggi. È vero. Per cui certe scelte, secondo me, bisogna farle. Bisogna accettare a volte anche delle cose che magari non sono adesso per noi.
purtroppo. Ma non durerà la carriera così, non si riuscirà a cantare per tanti anni, perché appena quando si inizia a spingere un po', è la prima cosa, ci sarà una tensione qua in gola, è molto difficile da togliere. Sono completamente d'accordo con voi. Però adesso per i giovani vedo questa difficoltà. Tantissimi ragazzi di 21-22 anni che vengono offerti ruoli con tipo Adina, che non è mica semplice né leggero. I teatri sono pieni di queste ragazzine che cantano questi ruoli. Vogliono iniziare e un po' se ne fregano, anche attardando, di fare una carriera magari un po' più corta, però sanno che se non prendono quell'occasione magari in un futuro non ce l'avranno più. È una realtà, purtroppo. Siamo non d'accordo con questo, è una realtà. Diciamo che è il mercato che si impone un po', no? E forse anche perché magari non abbiamo più nella nostra epoca dei direttori d'orchestra come poteva essere tipo il famoso Tullio Serafin, che prendeva i cantanti, le cresceva su, insomma, forse c'è anche un atteggiamento, no? Tra i teatri, i direttori artistici, oppure chi, insomma, deve scegliere sulle voci, avere subito un elemento per quella produzione, senza stare a guardare se questo cantante... no, Mirella? Cosa dici? C'è anche, ovviamente nei teatri anche adesso i tempi di prova si sono dimezzati, per cui bisogna fare tutto in minor tempo e anche questo, diciamo, influisce, perché l'opera la impari prima, ma la maturi e la metabolizzi mentre sei in scena, mentre fai le prove di regia. Ad esempio adesso non si fa quasi più la prova all'italiana, che è una prova importantissima dal punto di vista musicale, credo che Riccardo concordi con me. Io tra l'altro sono un amante delle prove. Per me a volte veramente, non dico che sia più importante, ma mi sento molto più tranquilla quando so di avere un congruo numero di prove. E la prova all'italiana è fondamentale dal punto di vista musicale, per lavorare musicalmente, per seguire le indicazioni del direttore d'orchestra, a farsi gli appunti, parlare un attimo, e adesso questa ovviamente viene tolta. E poi ecco un'altra cosa che credo, cioè questa, e questo viene un po' anche dai modelli social e televisivi, il fatto di lanciare il giovane, inteso proprio il giovane talento, anche se vediamo nei talent sono tutti ragazzi molto giovani, è vero che si comincia giovani, però adesso, ecco, se vediamo anche nella musica leggera, hanno 14-15 anni, ma insomma, sono ragazzini, sono adolescenti, anche per la musica leggera, nel senso, c'è bisogno anche lì, un attimino, anche di maturare la voce, perché la voce comunque è ancora in cambiamento a 14 anni, per gli uomini specialmente, ma anche per le donne. Quindi, ecco, e anche nella lirica c'è questo. Si propone appunto dal ruolo da, diciamo, soprano leggero al ruolo da soprano lirico, subito dopo quello spinto. E appunto, come diceva Anna Isabel, giustamente, dice, c'è molta concorrenza, non si può dire di no, però il problema è un rischio, è un po' proprio un po' come camminare sull'orlo del baratro e non avere mai il tempo di fermarsi, di approfondire o di capire se veramente magari quel repertorio è adatto per noi, perché io personalmente credo molto nel repertorio per una voce e purtroppo adesso questo concetto sta scomparendo. Certo. Vero. Katia, senti, scorsa settimana Barbara Frittoli, quando l'ho intervistata, gli ho detto secondo te nella tua carriera è stata più una questione di fortuna e di trovarsi al posto giusto al momento giusto, oppure, e lei ha confermato, sì, è vero. Anche tu concordi che è molto valido, nonostante che magari un cantante si prepari, perché ci sono tanti cantanti bravissimi che poi alla fine non riescono ad avere una grande carriera, e poi invece ci sono dei cantanti che improvvisamente arrivano a degli apici straordinari, e a volte anche con carenze tecniche, no? Si può dire. Diciamo. No, certo, a volte se uno ha può avere una grande occasione, può essere quella anche una sostituzione in teatro e dopo magari vieni scoperto.
Anche per me è stato così quando avevo vinto il concorso Pavarotti a Filadelfia, poi ho debuttato alla Scala in un'opera contemporanea che nessun mezzo soprano conosciuto aveva il coraggio di affrontare. Allora si erano rivolti a me pensando che anche se si spacca la voce non importa, insomma, così, però era scritta molto bene questa bellissima, una bellissima opera, Blimunda di Azio Corvi, molto tradizionale anche, e questo per me mi ha portato molta, molta fortuna questa produzione. Poi ho potuto iniziare, quindi sono stata sicuramente fortunata. Certo. Assolutamente. Poi io ho conosciuto molto bene Barbara Frittoli ed è stata lei che mi ha portato poi da Giovanna Canetti, che purtroppo non c'è oggi con noi, e Barbara è grintosissima, prendeva tutte le opportunità, andava lì a chiedere ai direttori d'orchestra, mi ascolterebbe, mi sentirebbe in questo ruolo così, e insomma veramente era super pronta e molto, molto determinata da sempre. Bellissima. Sì, una grande personalità. Katia, una domanda invece che avevo fatto a Francesca Patanello, lo dico perché poi dicono ma quella fa sempre le stesse domande. No, sono cosciente che faccio le stesse domande, ma sono persone diverse. Sono dei punti importanti, un po' di aterosclerosi sicuramente ce l'ho, però insomma evitiamo. Katia, in una masterclass molto interessante di Dame Gwyneth Jones al Teatro di Londra, al Covent Garden, lei diceva che c'è una grande lacuna, nel senso che mancano le voci drammatiche, no? Diciamo che nei teatri, insomma, le voci drammatiche c'è proprio una mancanza. Tu, siccome sei stata una grande mezzosoprano dei ruoli, diciamo, drammatici, tra Aida, eccetera, ecco, secondo te è vero che oggigiorno c'è questa mancanza? Secondo te da che cosa è data? Perché c'è questa mancanza qua? Sì, allora, sì, te lo non ho ascoltato le precedenti edizioni, però per me è chiarissimo, come esattamente ciò che io ho detto prima, che anche quando io avevo 30 anni mi hanno chiesto di cantare Amneris e cantare Eboli. Io ho detto no, non sono pronta, perché io ho provato magari le arie studiando, eccetera, e sentivo che alla fine io ero un po' stanca. Ho sentito, cioè forse avrei anche potuto arrivare in fondo, però alla produzione, però ho sentito che non era giusto. Allora io ho detto io vorrei cantare il bel canto e ho continuato a cantare il bel canto per forse 10 anni. E dopo, quando mi hanno richiesto di cantare Amneris, Eboli e Santuzza, io avevo già un bagaglio tecnico maggiore, molti più strumenti di prima, e ho potuto salvarmi anche facendo molta attenzione alla voce, e la voce era maturata nel frattempo. Quindi secondo me è quello che purtroppo noi, i giovani cantanti vengono, come ho detto prima, a loro viene proposto di cantare dei ruoli drammatici, troppo drammatici per loro, troppo presto. E capisco questa, che è difficile e complesso, come ha detto anche Anna Isabel, però se il cantante vuole perdurare, ma capisco che è difficile, non lo si capisce quando si è giovane, ma bisogna avere fiducia e bisogna essere forti, dire di no e ascoltare magari gli insegnanti, però anche i teatri dovrebbero rendersi conto di non offrire dei ruoli a dei trentenni, però insomma loro hanno un altro interesse, loro vogliono vendere un prodotto, e anche adesso si parla tanto, bisogna essere molto giovani, devono essere giovani e belli, però quelli che sono giovani e belli che debuttano certi ruoli a 20-25 anni, dopo 5 anni nessuno se li ricorda più, vero? Di loro, beh, purtroppo. Sì. Ci sono stati tanti esempi, sia nella mia generazione che anche adesso, di voci bellissime, stupende, che se avessero potuto essere un po' coccolate, seguite, capite e coadiuvate, allora
sicuramente sarebbero qua e forse fra 20 anni potevano cantare questi ruoli drammatici che adesso si fa fatica a trovare. È un discorso molto difficile, perché certo, è complesso, dovremmo fare una puntata o delle puntate solo per questo, forse. Dovrebbe una settimana. Esatto. Sì. Anna Isabel, raccontaci un po' invece la tua storia, perché è molto bella, no? Tu vieni da un paese dove non c'è questa cultura, eppure il dono che tu hai ricevuto dalla madre natura è una roba meravigliosa, e soprattutto questa passione, questa dedizione, perché abbiamo condiviso tante volte argomenti, insomma, studi e anche concerti, ovviamente, abbiamo fatto. Raccontaci un po', Anna. Allora, devo dire che è molto difficile partire dal nulla, solo con una idea in testa di cosa è che vuoi fare, e non avere niente, perché in quel momento in Guatemala, perché sono da Guatemala, non c'erano neanche dei partiti per studiare. Cioè, veramente, ogni volta che andavo in un viaggio, che andavo negli Stati Uniti, la prima cosa che facevo era cercare l'indirizzo di un negozio di partiti, e così, cioè, mi compravo tutti i libri, i CD possibili ed immaginabili. Cioè, magari tutte le ragazze della mia età pensavano, magari vado a comprare vestiti, scarpe, invece io la mia fissazione era proprio trovare gli spartiti che non avevo in quel momento. Cioè, era molto difficile perché non c'erano insegnanti. Per cui anche lì, cioè, dovevo viaggiare, andavo a New York ogni tanto a fare delle lezioni, finché non ho deciso di venire in Italia. Certo. Prima di tutto volevo imparare bene l'italiano, perché secondo me un cantante lirico straniero deve parlare bene l'italiano. E soprattutto se vogliono fare il repertorio in questa lingua. E niente, mi sono iscritta all'Accademia a Firenze, e da lì ho iniziato un percorso di studio più serio, diciamo. Perché cantavo abbastanza di natura, devo dire la verità, però non avevo le consapevolezze tecniche. Cioè, a me dicevano appoggio, io manco a dire, ma che cos'è? Cioè, io respiravo, avevo la bocca e cantavo, però non avevo una struttura, né una idea. Comunque, anche a te, mi ricordo che nel periodo di studio, insomma, c'era il coraggio di darti anche, insomma, Turandot, ti davano dei ruoli, perché la tua gola era talmente facile che riuscivi... che riuscivi comunque ad arrivarci in fondo, invece... Sì, no, infatti, però poi, cioè, io, a me dicono, sì, ma tu sei nato, il soprano drammatico si nasce, non si diventa, io dico, ma che cosa dicono? Però poi io non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo proprio a mio agio. Per cui ho detto, guardate, la mia voce è mia, e le scelte le faccio io, perché... E in un teatro, anche tanto qua in Italia, che preferisco non dire il nome, mi avevano offerto la copertura di Turandot per coprire la casolla. E io in quel momento ho detto, no, guardate, questo non è per me, devo fare il mio percorso da passare dal repertorio lirico piano piano. Per dire di no è stato intelligente. Allora, Riccardo, presentaci questa... tua allieva, Anna, ciao, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, adesso la vedo. Anna è una delle mie allieve più interessanti in questo momento in conservatorio, ma non perché gli altri lo siano meno, è che purtroppo Anna potrà confermare questo, è il tipo di studio che noi facciamo adesso in conservatorio che è veramente complicato, nel senso che con il nuovo ordinamento i ragazzi sono impegnati in tantissimi corsi, in tantissime cose, e poi alla fine quasi si perde di vista quello che è l'obiettivo principale dell'interessato, cioè in questo caso lo studio del canto. E diciamo che se da una parte si sono aperte delle porte a più cose, e dal punto di vista culturale assolutamente interessanti, dall'altra, rispetto al vecchio ordinamento, come ho detto, si è perso un pochino di vista l'obiettivo principale.
i ragazzi hanno poco tempo a disposizione anche in classe per fare lezione, non si riescono mai a fare dei turni regolari perché poi spunta il corso di questo, il corso di quello, devo andare, devo uscire, devo tornare, è veramente quasi un incubo. Ricordo che una mia collega anni fa mi disse, in rapporto al conservatorio, i miei veri allievi sono quelli che vengono a studiare da me a casa, perché con gli allievi del conservatorio io non riesco ad avere il tempo necessario che dovrei avere per poter costruire qualcosa di buono. Non arriviamo a questi eccessi, però in parte non aveva torto. Io dal mio punto di vista, nel mio piccolo, cerco di fare il meglio che posso per i miei ragazzi. Anna è una ragazza molto intelligente, fin troppo autocritica, non è male esserlo, però lei lo è a volte in maniera anche vistosa, infatti la prendiamo in giro perché chiaramente quando canta, quando facciamo lezione in classe, facciamo i vocalizzi, lei fa dei gesti, fa delle facce, dico vabbè un attimo, puoi ripetere questa cosa, cioè non è la morte di nessuno. No? Anna, sei un soprano? Sì. Da quanto tempo studi con il maestro Ristori? Adesso sono 2 anni, credo. Sono entrata in conservatorio, sì, non studio da tantissimo, e sono entrata in conservatorio 2 anni fa, e quindi è da 2 anni che studio col maestro Ristori, sì. Poverina. Allora, ci puoi fare una confidenza, tanto lui non ci sente. No, non sento. Non c'è, no? E com'è la tua esperienza? Che difficoltà hai da superare, per esempio? Che impatto hai con... hai una voce naturale, come ci sei arrivata innanzitutto? Ma allora, il mio percorso è stato un po' particolare, nel senso che io inizialmente cantavo tutt'altro genere e avevo iniziato ad approcciarmi alla musica studiando il jazz. Poi, per una serie di vicissitudini, ho avuto l'occasione di studiare presso il centro di formazione musicale, appunto, di iniziare a studiare canto lirico col maestro Bruno Pestarino, e lì per un anno io ho iniziato a tenere in piedi entrambe le cose, che è stato molto traumatico, devo dire, ma devo dire la verità, poi il canto lirico, nonostante oggettivamente io avessi di fronte una strada comunque un po' più facile per me, perché comunque più naturale quella del canto leggero, chiamiamolo così, e dall'altro una strada che io iniziavo a percorrere completamente da zero, con tantissime difficoltà, ad un'età secondo me già avanzata, perché quando ho iniziato avevo 26 anni, quindi comunque non era proprio prestissimo per approcciarsi da zero al canto lirico. Solo che poi è stata proprio una cosa viscerale, cioè mi ha preso tanto, mi ha appassionato tantissimo, ho cominciato a scoprire un mondo completamente nuovo e molto più affascinante, senza nulla togliere chiaramente all'ambito. Poi è vero, come dice il maestro Ristori, all'interno del conservatorio c'è veramente tanto, forse troppo da fare, però la mia fortuna in questo senso è avere appunto un maestro che ha fatto, che non insegna solo, cioè lui ha fatto esperienza, che è sicuramente uno degli aspetti secondo me fondamentali per poter insegnare, per poter anche riconoscere, come si diceva prima, cosa si può affidare da studiare a un allievo, cosa no, quando è il momento di proporgli un'audizione piuttosto che un concorso meno importante, un concorso più importante. Poi ci si deve anche un po' fidare, cercare di superare un po' tutti i blocchi psicologici, avere tanta pazienza soprattutto. A proposito di concorsi, questa è una domanda che faccio a tutti, cominciamo magari da Mirella questa volta, visto che è tornata.
Se devi andare, vai tesoro, capisco. No, tranquillo, mi sono organizzata, ma avevo un problema con internet. Mi dava connessione instabile, a volte temevo che cadesse tutto, allora ho fatto un veloce, sono uscita, sono rientrata, ce l'ho fatta per ora, posso rimanere molto volentieri. Perfetto, allora, la domanda che vi voglio porre è un po' generale a tutti, Mirella, Anna Isabel, Riccardo e ovviamente Katia, è questa. Concorsi, soprattutto concorsi no, ma diciamo masterclass, insegnanti, adesso è diventata veramente, secondo il mio punto di vista, una gran moda. Cioè ci sono veramente delle persone che escono dal conservatorio, magari in palcoscenico si hanno detto la cena è pronta, ma forse anche no. Ecco, già hanno docente qui, docente là, oppure anche pianisti, collaboratori, che alcuni sono anche bravi, devo dire, che conosco anche personalmente, per cui non vale per tutti. Però diciamo che in generale tante persone si affiancano a insegnanti, eccetera, e cominciano poi così a improvvisarsi, per dire, a essere maestri di canto. Ma poi quello che trovo veramente molto complicato, che ci sono state... ora forse meno, però ci sono state tantissime masterclass in giro, ovunque, ogni grande nome faceva e fa le sue masterclass. Ma un allievo, secondo voi, quando lo mandate o va, diciamo, a fare queste masterclass, non è pericoloso che una persona in 2-3 giorni, una settimana, quello che è, torna più confusa di prima? Mirella? Beh, intanto io credo che dipenda molto sia dall'insegnante ma anche dall'allievo. Io credo che le masterclass, ma proprio per definizione del termine, non debbano essere, cioè non è una lezione di canto magari per una persona che si approccia al canto, ma dovrebbe essere un perfezionamento. Quindi tu fai il famoso master all'università, lo fai dopo aver fatto un certo tipo di percorso, non lo fai dopo la scuola superiore, non lo fai adesso dopo la laurea di primo livello, ma lo fai dopo la laurea di secondo livello, eventualmente contemporaneamente a un dottorato di ricerca. E dovrebbe essere un po' la stessa cosa anche con la musica. Quindi, cioè, tu vai a una masterclass quando hai comunque una tecnica, e allora magari lì riesci anche a capire che cosa puoi migliorare, puoi prendere da quell'insegnante, anche perché 2 o 3 giorni, appunto, come dicevi, i tempi sono stretti, ci sono tante persone, quindi non è una lezione, cioè magari le lezioni sono anche brevi, poi c'è da mettere su magari qualcosa per un concerto. Quindi io credo che dovrebbero essere anche i ragazzi stessi e i docenti che la tengono a dire: abbiamo bisogno di un certo livello, e in modo che si possa lavorare. Per esempio, io parlo anche per la mia esperienza, le masterclass più fruttuose sono state quelle fatte quando ero un attimino più avanti negli studi, perché allora ho capito che cosa poteva essere utile per me, su cosa anche lavorare. Magari chiedevo io di lavorare su alcune cose, oppure c'erano delle masterclass mirate a dei ruoli, a dei repertori, dove sapevo di poter lavorare, di poter carpire, no? Anche magari da dei grandi... ma magari non tutti hanno questa, no, questa capacità, questa intelligenza. Ci sono delle persone, abbiamo conosciuto anche noi personalmente, che sono... Il canto che mi fa morire. Io do la parola. Nate, no? Andando a fare delle masterclass. Riccardo, volevi dire qualcosa? Aggiungere? No, volevo dire che sono assolutamente d'accordo con lei. Io, Anna lo può confermare, io sconsiglio assolutamente i miei allievi, soprattutto se sono ancora in condizioni tecniche non adeguate, di affrontare certe esperienze che potrebbero essere purtroppo devastanti, perché se uno va a fare una masterclass con, faccio un nome a caso, come potrebbe essere Mariella De Via o Luciana Serra o chi per loro, e non pronti, non persone non pronte dal punto di vista tecnico, non c'è tempo per far niente in pochi giorni, si sentono distruggere, si sentono semplicemente dire no, non è possibile. Allora, giustamente, come diceva Mirella, dovrebbe stare anche alla persona che tiene la masterclass a scegliere, cioè a decidere con chi lavorare,
se una persona è pronta per poter fare un determinato lavoro. Tu sai che io sono in buonissimo contatto con Edita Gruberova. Una volta, parlando di insegnamento, quando lei era ancora in piena carriera, mi disse: io non insegnerò mai perché non ho pazienza. Io gli ho detto: ma signora, non ho pazienza. Pure io. No, ho detto: non ho pazienza. Non lei è detto vero. Che lei deve fare l'insegnante, non deve fare l'insegnante se vuole dal punto di vista tecnico, ma potrà fare dei bellissimi corsi di interpretazione sul repertorio, che avrebbe tantissimo da dare. E così ha cominciato da poco a fare qualcosa, e so che ha fatto una masterclass l'estate dello scorso anno in Tirolo, e io sarei voluto andare come uditore perché ero curiosissimo chiaramente di vedere, ma so che lei prima ha visionato, si è fatta mandare video eccetera eccetera, e poi ha scelto un numero veramente ristretto di persone con cui aveva capito che avrebbe potuto lavorare, e non sarebbe stata una perdita di tempo né per lei e né per l'allievo. E mi sento anche di dire, e lo dico proprio in grande serenità, senza voler fare della polemica, però la sua masterclass, che durava 8 giorni, costava 450 euro per gli effettivi e 200 per gli uditori, contro cifre che partono dai 1000 euro in su per 3 giorni di altri nomi che invece non voglio fare. Insomma, quindi questa mi sembra anche una sorta di... molto seria, sì, estremamente seria. Serietà intellettuale anche notevole. Anche ti conviene anche a te? Sei d'accordo? Sì, 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 assolutamente. Ma io penso anche... sì, sarebbe indispensabile ricevere dei video per capire il livello del giovane cantante, però anche l'insegnante che è lì per 3 giorni deve fare attenzione a cosa dire. Non può, come tu dicevi, Riccardo, dire no, questo non va bene, e aver accettato quell'allievo. Bisogna fare... avere dei guanti, bisogna essere delicatissimi, e allora piuttosto di cercare, non so, di più legato, parlare più del legato e della, non so, della pronuncia corretta, delle cose così, ma di non mettersi a parlare, a sconvolgere completamente, perché è così facile. Io vedo che quegli allievi che io ho avuto in questi anni, più insegnanti che hanno avuto, più retaggi hanno, più confusione hanno. Ed è facilissimo anche distruggere un meraviglioso materiale con delle indicazioni sbagliate o mal interpretate. Anche io da 4 anni tengo una masterclass insieme al mio compagno, Mario Malanini, e noi abbiamo solo i nostri allievi, quelli che noi abbiamo al conservatorio o privatamente, e perché è un periodo molto molto lungo senza studiare al conservatorio d'estate. Allora noi abbiamo detto: noi facciamo questa masterclass la prima settimana di settembre, in 12 allievi e al massimo, e facciamo una settimana con un concerto finale, e chiediamo ancora naturalmente 2 meno soldi di quelli che tu hai detto prima, Riccardo, ma giusto per iniziare l'anno così, e perché sono degli allievi che conosciamo e abbiamo la stessa tecnica, ed è stato molto molto interessante e costruttivo per loro. Certo, e saluti anche al grande tenore Mario Malenini. Certo, Mirella. Certo. Sì, diciamo, poi tutte le cose sono collegate, no? Quello che diceva, esatto, Katia, quello che dice Riccardo. Siamo sempre intorno. Esatto, ma diciamo, sono tutto si collega anche un po' sempre anche a questa ansia che hanno magari molto spesso adesso i ragazzi di voler a volte bruciare le tappe, no? Quindi se tu gli dici non andare al masterclass, sembra che tu gli impedisca qualcosa, tu invece magari glielo dici perché sai... perché magari non è il momento, vero? Cioè, Riccardo, no? Tu a volte glielo dici per loro, non è perché lo vuoi tenere lì perché sei geloso, esatto, del tuo allievo.
E io spesso cerco di spiegare queste cose, e, fra l'altro, però i ragazzi, per esempio, adesso vengono e dice: ah, voglio cantare quest'aria. Certo che la canti, ma non è detto che tu la possa cantare in questo momento. Io infatti poi passo sempre per quella che dice no quando mi arrivano con le proposte, ma perché arrivano sempre con le proposte da Casta Diva, all'aria di Traviata, queste cose che, nel senso, gente magari che studia da pochissimo, che poco più che principiante, e allora quindi io passo sempre per quella severa, quella cattiva, quella che ti fa fare le cose, come posso dire, piano piano, gli vado a trovare le arie sconosciute che nessuno conosce, non le vogliono cantare, ma magari sono cose alla portata. E quindi, e magari invece vanno al masterclass perché dice: allora, così vado e canto questo, poi ovviamente poi trovi quello e dici no, e magari dice no, e non hanno fatto magari una scrematura, questo arriva e dice: io canto Nessun Dorma, va bene, magari non hai sentito che livello è, pensi che sia in grado di farlo, e invece magari è solo la velleità dello studente, capisco che magari possa essere affascinato, c'è un discorso anche di stimolo, però è partendo da altre cose che a volte si può far crescere una voce. Certo. Allora, adesso, scusa Riccardo, perché il tempo veramente è forte, ho in diretta adesso una Giuliana Di Stefano, che dà il cognome, è un programma. Ciao Giuliana, bentornata. Allora, anche perché ho ricevuto un bel po' di email sul fatto proprio di cantanti anche, che dicevano che era molto interessante che tu sei venuta e che avevi parlato, diciamo, dal punto di vista sia dell'osteopatia, però se riusciamo ad andare un pochino con te nel dettaglio su il riflusso gastrico, mi farebbe piacere. Siccome io non posso dire adesso pubblicità, devo andare avanti in continuazione, tu adesso vai avanti, io vado un attimo fuori in un posto e poi torno. Va bene. Ti lascio a te parola, vai. Effettivamente l'altra volta avevamo parlato di alcune cose e del fatto che molti cantanti soffrono di reflusso gastrico. Probabilmente adesso mi ricollego a un discorso che forse può sembrare strano, che faceva Katia prima, dell'andare per gradi e dell'immaturità nell'affrontare determinati pezzi, eccetera, e probabilmente alcuni meccanismi, diciamo, disfunzionali in alcuni si innescano in quella fase in cui non si hanno, diciamo, tutte le non hanno acquisito abbondantemente tecniche, eccetera. Scusate, ma oggi proprio voce molto bassa, infatti mi vedevate col tè, sono un po' più stanca del solito. Non puoi cantare stasera? Ma stasera non posso cantare, pensa che un tempo ero soprano e adesso sono Mario Biondi, pensa a te. Sexy voce. In realtà questo è il risultato di cantate da ragazza con una bella voce, ma chiaramente senza guida, e poi di urli da tifoseria quando giocavo a pallacanestro, ma questa è un'altra storia. Ritornando quindi a quello che dicevo prima, quindi probabilmente qualche meccanismo disfunzionale in alcuni cantanti, in alcuni soggetti, è collegato anche probabilmente a un percorso nella prima fase, no? Ma anche nei primi 10-15 anni della loro carriera, non esattamente, non adeguato, ma quello che si riscontra è spesso e volentieri una tensione di tutta la catena anteriore, no? Quindi tutta la muscolatura del collo, ma anche posteriore, di tutto il tronco, con un punto fisso sul diaframma che, se rimane in tensione e magari in espirazione, quindi molto alto, tende a creare una tensione sul cardias, quindi sulla valvola che collega l'esofago allo stomaco, e quindi ad avere questa risalita. Ci sono sicuramente, dicevo, delle tecniche, delle manovre, come dire, operatore dipendente, no? Perché fatte dall'osteopata in un certo modo. Una di queste manovre, dicevo l'altra volta a Leila, l'ho pensata come una variante da poter fare il cantante, quindi l'individuo
a casa sua. Ovvero, voi conoscete sicuramente meglio di tanti altri, meglio di me, la possibilità del diaframma, no? Di abbassarsi in ispirazione, spingendo tutti i visceri in basso, quindi gonfiando la pancia con un palloncino, per capirci. Durante questa azione meccanica in cui il diaframma si abbassa, spinge tutti i visceri in basso e anche lo stomaco, creando una trazione sull'esofago e sulla valvola. Quindi già solo l'esercitarsi con una inspirazione lenta, lunga, profonda, continua, massima, riempio il diaframma si abbassa, poi una volta che lui si è abbassato continuo col torace e quindi viceversa l'espirazione lenta, lunga, quindi già solo questo aiuta ad allungare. Questo può essere fatto da sdraiati supini, quindi a pancia in su ma con le gambe piegate, i piedi in appoggio. Per farvi capire, vi faccio un... È molto interessante perché è una cosa che tutti i cantanti hanno veramente di problematiche, che prima o poi... In realtà non sono Giotto, però vediamo se riesco a farvi vedere la posizione. Tu, Katia, conosci qualcuno che ha problemi di riflusso gastrico? Sì, conosco, ho avuto molti colleghi che hanno avuto questi problemi, che hanno preso gastroprotettore. Allora, quando dico, non so se fortunata si che vede, non ho... quando dico supino a gambe piegate, siete sdraiate a pancia in su, gambe piegate, piedi in appoggio a terra, ok? Ok. E le braccia lungo i fianchi. Ora, siccome l'esofago non ha un andamento esattamente perpendicolare, ma ha un andamento leggermente obliquo e leggermente da destra verso sinistra, io chiedo all'individuo di inspirare profondamente, quindi lungo, gonfiando. Durante questa inspirazione la testa deve ruotare verso destra. Quindi, no? Stiamo inspirando, durante l'inspirazione la pancia si gonfia totalmente verso destra. Mantenere questa apnea, quindi dovete sentire il diaframma che spinge in basso, che sta tirando. Quando dovete espirare, prima comincia l'espirazione, quindi il diaframma lo rilascia e risale, e quasi alla fine dell'espirazione lentamente la testa ritorna al centro. Questa è la variante che io faccio fare su una tecnica eseguita così, ma con le mie dita che vanno da sotto il diaframma molto profondamente, cercano di agganciare e tirare, quindi aumento questa trazione per ridare elasticità e per far sì che il cardias si richiuda. Però fatta così può esservi già d'aiuto. Una piccola cosa che potete aggiungere nel fare questa manovra è, che vi sembrerà strano, un cuscino a livello dorsale, quindi dalla base del collo, quindi da qui, non mi vedete, la schiena più o meno al centro, quindi esattamente nella zona della gabbia toracica, come a volervi portare leggermente in estensione indietro, perché con questa piccola estensione del corpo, durante l'inspirazione e la rotazione del capo verso destra, aumentiamo ancora l'allungamento e la trazione sull'esofago e sullo stomaco. Questa, per esempio, tra l'altro, in questo movimento chiaramente lavora anche il collo. Ora ve lo faccio fare, avrete ben capito, monolaterale, solo perché voglio sfruttare quell'andamento dell'esofago per farlo allungare un po' di più. È chiaro che dopo
tre o quattro respirazioni che avete fatto da un lato, poi lentamente ruotate senza la respirazione forzata, un po' a destra e un po' a sinistra per ristabilire un equilibrio, ok? Questa per esempio potrebbe essere una tecnica, un esercizio che potete adottare. Perfetto, questo era... Luana, ci siamo già capiti, ti ringrazierà tanto, ma non solo lei, ma ci sono tante persone che erano interessate. E poi ci sono tanti altri esercizi, mi dispiace, ma quando sono qui a casa sono, come vedete, non è una situazione ambient creata, ma sono a terra, terra, al buio, sono un po' così, non ho delle luci adeguate, non ho sfondi, però magari... Dalla Lily Gruber, hai capito? Ci vuole i fari, capito? Solo che io non ho... No, oppure come la Ferrari, mi ci vuole, diciamo, quell'illuminazione particolare che mi fa. Anna Isabel, parlaci di quella tua bellissima tournée, questa bellissima esperienza che hai fatto in questi grossissimi teatri in giro d'Europa e anche in Cina, di quest'opera moderna che io poi ho visto proprio prima della crisi, no? del coronavirus, per cui quando c'è stato il lockdown, tutto quel momento, andare a cercare il cibo, i supermercati, ecco, non sai quanto mi è venuta in mente la tua opera. quella tragedia, tutta quella cosa. Raccontaci, perché è una bellissima opera. Prima di tutto è andata la tournée che si doveva fare anche negli Stati Uniti, purtroppo. Ah. Per il coronavirus. Mi dispiace perché... Devo dire che mi sono innamorata del progetto. Io non sapevo niente dell'attacco di Nanchino, cioè io non sapevo niente. E quando mi hanno proposto di fare questo ruolo qua, che in realtà è di Mimi Votri, si chiama la signora, che era un'americana che ha dato la sua vita per la Cina. E mi sono innamorata del personaggio, veramente. E ho dovuto cantare in cinese, cioè un'opera musicalmente difficilissima, e in più ho capito che il cervello umano non ha limiti. Difficilissimo il cinese. Perché per farsi tutta un'opera in cinese è difficile. Poi comunque trovare un legato, una morbidezza, dinamiche, con una lingua così, diciamo, dura, anche culturale, è molto difficile. Però... Dove l'hai cantato, Anna? L'hai cantato qua, allo Staatsoper, poi a Vienna? Ok. Ad Amburgo. Amburgo, sì. Sì, a Vienna e poi in Cina. In Cina. Sì, si doveva fare quest'anno la tournée, speriamo che passa l'anno prossimo, perché... Cioè, è una bellissima musica, tu l'hai sentita, è molto cinematografica. Molto. C'è un'orchestrazione molto, molto bella, molto un po' pesante anche per i cantanti, però devo dire che fatta un'esperienza così, cioè, in qualche modo impari tanto dal tuo strumento, dalla tua resa, da come risparmiarti, come gestirti, e in realtà poi capisci che riesci a fare in modo più facile l'opera italiana, che è quella che abbiamo più sotto mano, diciamo, no? Che abbiamo studiato un po' di più. È stata un'esperienza di moltissima crescita in tutti i sensi, anche a livello umano. Anche per la tua iniziativa che stai facendo col Guatemala, di portare la cultura, di portare là questa tradizione, queste cose che ormai sono tue, fanno parte di te stessa, e renderle anche... insomma, partecipi nella tua terra, portare a casa questo... È una cosa... che stiamo facendo con te, lo faccio con i ragazzi là, per aprirgli un po' la visione del mondo. Hanno una idea molto idealista di quello che è la lirica, no? Pensano che avere una bella voce basta ed è fatta, invece ci vuole anche la voce. No, far capire questa cosa... Riccardo, torniamo a te, perché poi dobbiamo arrivare a chiudere, perché oggi l'abbiamo fatta veramente lunga, ma il tempo ci voleva, perché qua... Marilena, tu vuoi aggiungere qualcosa? Cosa ne pensi
innanzitutto sono molto contenta di aver partecipato a questa chiamata, a questa intervista, chiamiamola così, perché è bello sentire vari pareri, sentire, mi appassiona sempre sentire i cantanti cosa dicono, cosa propongono, è molto, molto interessante. Sono molto d'accordo sulla questione delle masterclass, sul fatto che non sempre, effettivamente, parlo anche dal punto di vista dei maestri collaboratori, non sempre si trovano masterclass vere, fatte bene, che servano oggettivamente a migliorare le proprie capacità, a fare delle nuove esperienze. Tante volte appunto si paga tantissimo e alla fine non si, come dire, non si arriva ad un obiettivo, a un miglioramento, ecco. E trovo insomma che si leghi questo discorso appunto sia al maestro collaboratore che ai cantanti appunto. E niente, sono molto contenta. Spero di conoscervi anche veramente dal vivo. E non solo Invitata, attraverso lo schermo. quando torni a casa, Aus Berlin, Quando torno a Berlino, di agosto io torno a qua. Berlino, sarebbe bello conoscersi, sì. Certo, ti aspetto qua e magari la prossima puntata la facciamo. Io non ho il pianoforte qui, però insomma qualcosa possiamo Va inventare. bene. Io sono disponibile sempre, volentieri. Bene. Katia, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie tesoro, di aver partecipato. Grazie a tutti voi. Katia? Siete bloccata. No, Katia è bloccata. è un piacere, anche per me è un attimo. Ecco. Adesso mi sentite? Sì, sei tornata. Sì, è scritto la connessione non è stabile, non so. Comunque è stato un piacere partecipare e rivedere il carissimo Riccardo e te, Leila, e queste nuove amicizie virtuali. E grazie dei consigli. Prossima puntata ci sarà la Giovanna, spero, Ha detto che forse Sì. verrà perché ci tengo proprio a farle un omaggio personale, è una donna veramente unica, È unica, vero, non è unica, vero. assolutamente. E quando passate da Milano venite a trovarmi. Esatto, trattamento osteopatico da Volentieri. Giuliana. Riccardo, Grazie. aggiungi Molto qualcosa? volentieri. No, guarda, io volevo semplicemente rimettere insieme, cioè riallacciare le cose che diceva Mirella, le cose che diceva Katia, che sono poi alla fine quello che sta succedendo oggi. Cioè i ragazzi hanno troppa fretta, i giovani hanno troppa fretta e spesso si vedono rovinate delle voci veramente belle nel giro di pochissimo tempo. Questo, le colpe sono attribuibili al sistema fondamentalmente, che tende a bruciare, a bruciare. Finito uno, tanto per i direttori artistici o per un agente, finito uno ne arriva un altro e via, e andiamo. E non era questo Esatto. il concetto di una volta, non era questo qua. Le carriere duravano a lungo anche per quello. L'ho già detto forse in un'altra puntata, una volta Mirella Freni mi disse, mo sai, per un no ben detto sono 5 anni di carriera in più, perché è così. Esatto. Cioè è necessario, io capisco anche il punto di vista ho perso il nome, di Ana. Anna Isabel. Brava, Anna Isabel, capisco anche il suo punto di vista, perché uno giovane a volte dice se non prendo questo lavoro poi mi tagliano fuori, se non prendo, però a volte se uno è forte delle sue capacità, di quello che può dare e anche di riscontri che magari ovviamente ha avuto, deve avere il coraggio di dire no. Guarda, l'ultimo no che ho sentito dire veramente molto bello è stato questo. Io seguo da qualche anno perché mi sono innamorato della voce di Dio. A me piacciono i soprani leggeri, scusate, va così. Infatti Mirella lo sa, amo molto anche lei. Grazie. Mi sono innamorato della voce di Sabine Deviel, che io trovo oggi tra i soprani di coloratura un qualcosa di inarrivabile. E sono andato lunedì sera a sentirla a Zurigo perché faceva un concerto lì, ero in crisi di astinenza, quindi ho preso il treno, sono andato su a sentirla. Beh, lei l'anno scorso aveva l'opportunità di debuttare, le avevano offerto di debuttare Gilda in Rigoletto. Lei ha accettato, questa era Marsiglia, poi doveva essere giugno, a gennaio ha cancellato. Anzi, dicembre, perché io l'ho incontrata a Parigi in occasione dell'Amleti Tomasi e gli ho detto: Sabine, dico, ma Gilda dov'è finita? Troppo grande per me per ora. C'è tempo, c'è tempo. Brava.
E l'altra sera al concerto di Zurigo, che era un concerto col pianoforte, insieme a un tenore splendido che io finora avevo ascoltato solo in audio, in video, che si chiama Benjamin Bernheim, che avrei dovuto sentire in Manon di Massenet a Parigi a marzo, ma ovviamente hanno fatto due rappresentazioni, poi hanno chiuso il teatro, quindi non avevo avuto questa opportunità. Dal vivo è ancora meglio che nelle registrazioni, una voce veramente preziosa, una tecnica solidissima, e veramente gli auguro tutto il bene perché è un tenore, un ragazzo eccezionale. Ebbene, hanno cantato insieme, per chiudere il concerto, il duetto di Lucia nella versione francese. E allora poi ridendo ho detto a Sabine, beh allora dai, a quando Lucia? Mi ha detto, no, aspetta qualche anno ancora e poi vediamo. Mi ha detto qualche anno e poi vediamo. Lei per ora sta su un repertorio assoluto di coloratura puro e che Dio ce la conservi, perché veramente è qualcosa di straordinario. E lì ti dimostra, per conto mio, l'intelligenza delle persone, non come tanti altri che gli offrono l'impossibile. Mi sono sentito dire da un mio concittadino, molto famoso, dico, ma senti, ma quest'opera non è troppo grande per te in questo momento, non è troppo forte per te. Sai, quando James Levine ti chiama al Met per cantare questo, tu cosa fai? Gli dici di no? Gli ho detto, nel tuo caso, visto che tu sei già un livello in cui puoi permettertelo, potresti anche dire di no. San, ecco. Ti è piaciuta? Con questa proprio, sulla torta. No, vabbè, comunque lo diceva anche Francesca Patanè, no? Quando hai detto il discorso tuo di prima, la carriera si fa con i no. Dai, speriamo che questo, in realtà è stato poco, perché ci sarebbe stato tanto da dire, è una cosa molto lunga da dover andare a... Certamente in queste condizioni è molto difficile, però speriamo che un minimo qualche giovane cantante che si imbatterà in questo video magari sarà un po' illuminato e che tenga conto che Pavarotti fece sempre all'inizio tutto con Arrigo Pola, Cecilia Bartoli con la madre e ovviamente Frittoli con Canetti, che poi non ha abbandonato. Insomma, le carriere si fanno più con una stabilità anche dal punto di vista tecnico. Allora, amiche, amici, colleghi, Katia, Giuliana, Anna, Mirella, Marinella, Anna, grazie di essere venuta. In bocca al lupo ai tuoi studi, speriamo di vederti presto in palco. Che area stai studiando adesso? Adesso sto studiando un po' di cose molto lentamente dal Don Giovanni e Donna Anna. Andando sempre in punta di piedi, perché in bocca al lupo, e poi chiederò a Riccardo dei tuoi successi, insomma del tuo studio, della tua formazione. Un saluto a tutto, Katia. Ciao a tutti, un abbraccio circolare. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buon presto. A presto. È stata come una riunione di famiglia oggi, scusate, non è un po' particolare. Ci vediamo venerdì prossimo per l'ultima puntata, però siccome è l'ultima non dico niente, vedrete la settimana. Sorpresa. Da Berlino è tutto, auf Wiedersehen.